Capitolo 11. Quando entrai nella sala, vasta quanto un magazzino e dalle pareti di solida roccia, mi aspettavo di veder comparire con uno svolazzo di mantello una sorta di Bela Lugosi al femminile. Non fu così, ma la vampira che sedeva a ridosso di una parete offriva uno spettacolo quasi altrettanto suggestivo. Quando era morta, probabilmente aveva 12-13 anni. Il seno acerbo increspava appena la lunga e leggera veste azzurra, che appariva quasi cupa rispetto al candore assoluto della sua pelle. Se era stata pallida in vita, come rediviva, era spettrale. I capelli erano di quel biondo cenere lustro che è talvolta la capigliatura di bambini prima di scurirsi. L'unica differenza era che i suoi occhi non sarebbero mai diventati scuri. Seduta sopra una sedia in legno scolpito, Nikolaos non arrivava a toccare coi piedi il pavimento. Un vampiro dalla pelle di uno strano avorio cupo le si avvicinò e si curvò sul bracciolo a sussurrarle qualcosa all'orecchio. La risata di Nikolaos fu come un trillo di campane, un suono bello e artificioso. Anche Teresa le si avvicinò, sistemandosi dietro la sedia e mettendosi ad accarezzare la lunga chioma biondo cenere. Un umano si portò alla sua destra e rimase presso la parete, con le mani intrecciate, lo sguardo fisso davanti a sé, la schiena rigida. Era quasi completamente calvo, eppure quella caratteristica, a differenza di quanto accade alla maggior parte degli uomini, non lo imbruttiva. Anzi, il suo viso affilato, dagli occhi neri, era bello, anche se lui aveva l'aria di non curarsene granché. Chissà perché, io avrei detto, lo avrei definito un soldato. Un altro uomo si accostò a Teresa. Aveva i capelli corti, tra il biondo e il rosso, gli occhi di un verde pallido e un viso strano, né bello né brutto, ma che restava impresso nella memoria e poteva addirittura essere giudicato affascinante se lo si osservava abbastanza a lungo. Non era un vampiro, ma non mi azzardai davvero a considerarlo un umano. L'ultimo ad avvicinarsi dalla sedia fu Jean-Claude, che si mise alla sinistra di Nikolaos, ma restando in qualche modo in disparte, pur essendo lì accanto agli altri. «Beh, manca soltanto la corona sonora di Dracula, per il resto il servizio è completo», esordì. La voce di Nikolaos fu come la risata, acuta, innocua, di un'innocenza calcolata. «Credi di essere divertente, vero?» Scrollai le spalle. «Dipende». Le sorrise, senza mostrare le zanne. Aveva un aspetto estremamente umano, con gli occhi luccicanti di ironia, il viso rotondo e simpatico. Sembrava che dicesse «Guarda come sono inoffensiva, sono soltanto una bella ragazzina». «Ma certo». Il vampiro dalla pelle d'avorio sussurrò di nuovo all'orecchio di Nikolaos, che rise, una risata così fresca e limpida da far venire voglia di imbottigliarla. «Ti eserciti per quella risata oppure ti viene naturale?» chiesi. Mi accorsi che Jean-Claude faceva una smorfia, forse per cercare di non ridere o forse per apparire minaccioso. Magari entrambe le cose. Su certe persone faccio questo effetto, lo so. In una maniera molto umana, Nikolaos smise di ridere, poco a poco, finché soltanto nei suoi occhi continuò a luccicare una sorta di ironia che non aveva nulla di benevolo. Rammentava lo sguardo con cui un gatto osservava un uccellino. «Sei molto coraggiosa, oppure molto stupida», commentò Nikolaos. «Come dicevo, sembra proprio inferma». «Scommetto che è stupida», mormorò Jean-Claude. Guardai lui, poi osservai di nuovo il branco di vampiri. «A dire la verità, sono stanca, ferita, arrabbiata e spaventata. Mi piacerebbe molto chiudere questa ridicola faccenda, arrivare al sodo». «Comincio a capire perché Abril ha perso la calma», borbottò Nikolaos in tono asciutto, privo di umorismo. La sua voce stava perdendo il tono argentino e musicale e lo faceva goccia a goccia, come ghiaccio che si scioglie. «Sai quanti anni ho?» Feci cenno di no. «Mi avevi detto che era brava, Jean-Claude, no?» osservò Nikolaos, pronunciando il nome del vampiro in tono di rimprovero. «Lo è, infatti». «Dimmi quanti anni ho», insistette Nikolaos con voce fredda. Adesso sembrava un adulto in collera. «Non posso. Non so perché, ma non posso». «Quanti anni ha, Teresa?» Rammentando la pressione della sua mente sulla mia, osservai la vampira bruna, che in quel momento stava ridendo di me. 100, o forse 150, ma non di più». Col viso impenetrabile come marmo scolpito, Nikolaos chiese: «Perché non di più?» «È la mia percezione». «Percezione?» «Nella mia mente percepisco in lei un certo grado di potere». Da adesso spiegare quelle mie capacità, perché suona sempre un po' mistica, mentre non lo è affatto.
Io conosco i vampiri come certa gente conosce i cavalli oppure le automobili, grazie all'istinto unito a un buon grado di esperienza. Ma non credevo che Nicolaus sarebbe stata contenta di essere paragonata a un cavallo o a un'auto. Così tendi la bocca chiusa. Non sono così stupida. Guardami, umana, guardami negli occhi! Ordinò Nicolaus con voce blanda, priva dell'imperiosità di quella di Jean-Claude. Guardami negli occhi! Mi sarei aspettata qualcosa di più originale dalla Master dei Vampiri di St. Louis. Ma mi astenni dall'esprimere la mia delusione. Nicolaus aveva gli occhi azzurri, o grigi, o grigio-azzurro, e il suo sguardo esercitò su di me una pressione avvertibile fisicamente, tanto che non mi sarei stupita se, sollevando le mani, per tentare di respingerlo, ne avessi incontrato la resistenza. Ma in passato avevo percepito così lo sguardo di un vampiro. Eppure lo sostenni, in qualche modo mi resi conto che ciò non sarebbe dovuto accadere. Il soldato che stava alla destra di Nicolaus mi guardò come se finalmente avessi fatto qualcosa di interessante. Nicolaus si alzò e si allontanò un poco dai suoi seguaci. Mi arrivava soltanto la clavicola, quindi era molto bassa. Rimasi immobile per un lungo istante, bella ed eterea, come un dipinto, una forma affascinante, ma priva di vita. Senza muoversi, la ragazzina mi aprì la propria mente e fu come sfondare una porta sbarrata. Allo scontro della mia interiorità con la sua vacillai. I suoi pensieri mi trafissero come coltelli e mi squarciarono come sogni d'acciaio affilati. I frammenti danzanti della sua mente toccarono per un attimo il mio cervello, rendendolo torbido, ferito. Mi ritrovai in ginocchio, anche se non rammentavo di essere caduta. Ero fredda, molto fredda e vuota. Dentro di me non c'era nulla. Era una cosa insignificante, a paragone di quella mente. Come potevo anche soltanto pensare di considerarmi uguale a Nicolaus? Cosa potevo fare davanti a lei, se non strisciare e implorare perdono? La mia insolenza era intollerabile. Carponi, cominciai a strisciare verso di lei. Mi sembrò il comportamento più giusto. Sentivo il bisogno di scongiurare il suo perdono. Avevo una necessità assoluta di essere perdonata. Come avrei potuto avvicinarmi a una divinità se non prostrandomi? No, c'è qualcosa di sbagliato. Ma cosa? Devo chiedere alla dea di perdonarmi. Devo adorarla. Devo fare tutto quello che chiede. No, no. E sussurrai. No, no. Avvicinati, figlia mia. La sua voce fu come la primavera dopo un lungo inverno. Mi illuminò, mi riscaldò, mi fece sentire benedetta. Poi Nicolaus protese le sue mani pallide. La dea è disposta ad abbracciarmi? Magnifico! Allora perché mi prosto sul pavimento? Perché non le corro incontro? Percorsi la pietra con entrambe le mani. No. Fu doloroso, ma non abbastanza. No. Perché di nuovo il dolore si diffuse in tutto il corpo, interpidendolo. No. Tempestai di pugni la roccia sino a farmi sanguinare le mani, perché la sofferenza era intensa, reale, e mi apparteneva. Esci dalla mia mente, puttana! Gridai, prima di restare arrimicchiata sul pavimento d'ansimare, con le mani premute sullo stomaco, incapace di respirare, col sangue che mi pulsava freneticamente in gola, invasa di un sudore nitido e tagliente, che schiacciò l'ultima ombra della mente di Nicolaus. Poi la guardai, rendendo palese la collera che celava il terrore. Come l'oceano in una conchiglia, la sua mente aveva invaso la mia, colmandola e svuotandola. Per spezzare la mia resistenza avrebbe dovuto farmi impazzire. E magari l'avrebbe anche fatto, se quella era la sua volontà, senza che io potessi fare un accidente di niente per proteggermi. Fissandomi, Nicolaus si lasciò andare dalla sua portentosa risata squillante. «Oh, abbiamo trovato qualcosa che la risvegliante teme! Sì, l'abbiamo proprio trovata!» disse poi in un tono sgradevole musicale, di nuovo bambinesco. Si inginocchiò accanto a me, piegando la lunga veste azzurra, come una dama d'altri tempi. Mi scrutò negli occhi. «Quanti anni ho, risvegliante?» Per la reazione allo shock, cominciai a tremare tanto che i denti mi batterono come se stessi congelando, e forse era proprio così. «1000», rispose i denti stretti, con le mascelle contratte. «Forse di più». «Avevi ragione, Jean-Claude, è brava!» Nicolaus avvicinò il proprio viso al mio. Volevo allontanarla, ma soprattutto volevo evitare che mi toccasse. Nicolaus si abbandonò a un'altra risata selvaggia, di una purezza straziante. Se non mi fossi stata ferita così gravemente, forse avrei gridato, o le avrei sputato in faccia. «Brava, risvegliante, adesso ci capiamo. Farai quello che vogliamo, altrimenti annienterò la tua mente». Sbucciandola uno strato dopo l'altro, come se fosse una cipolla. Era così vicina che sentivo sulla pelle il suo alito. In un sussurro infantile che aveva una sommatura beffardo, Nicolaus aggiunse: «Credi che io ne sia capace, vero?» Ebbene sì, lo credevo. Fine del capitolo 11. Che dire su questo capitolo? Beh, c'è poco da dire. Nicolaus ha una forza soverchiante. Anita non può nulla contro una forza del genere. Quindi adesso sarà costretta, suppongo,
ad accettare il caso dei vampiri trucidati. Non c'è altra spiegazione, non si può fare altrimenti, tranne se non voglia perdere la sua sanità mentale. Dubito che andrà così. Voi cosa ne pensate? Grazie per l'ascolto e condividete il video, magari fate conoscere la saga di Anita Blake a più persone e spero che il mio leggere in questo modo gli audiolibri possa rendere un minimo giustizia alla Hamilton, la scrittrice della saga di Anita Blake, anche se non credo perché non ho una voce femminile, quindi il mio riprodurre una voce femminile deve essere anche abbastanza fastidioso in un certo senso. Non voglio offendere assolutamente le donne in alcun modo, però è una saga che mi è sempre piaciuta e la voglio portare proprio perché mi ha sempre dato tanto. Non ho altro da aggiungere. Buona giornata.